Francesco Scarpa, questa mattina per un'azione emotivamente forte, perché si ricorda la figura di Ciccio De Vivo, anima, senso di appartenenza alla città di Pagani, un personaggio indelebile. Sì, siamo qui per ricordare un fratello, oltre che un amico. E potremmo dire tante belle parole nei confronti di Ciccio. E lo conoscevano tutti a Pagani, quindi si sa che persona era. Sono felicissimo di essere qui, di ricordarlo, perché ripeto, per me Ciccio non era un amico ma era un fratello. Anche di recente la permanenza conquistata in maniera rocambolesca in Lega Pro da parte della Paganese, voi avete come gruppo squadra voluto ricordare proprio l'immagine, la figura di Ciccio. Sì, non vedevamo l'ora che l'arbitro fischiasse alla fine, perché già era un nostro pensiero che subito dopo la partita che sanciva la nostra salvezza andavamo dove era situato lo striscione di Ciccio per dedicargli giustamente la salvezza a lui. Tu sei un po' l'anima di questa squadra, di questa Paganese, l'uomo simbolo della città di Pagani per quanto riguarda il calcio. Qual è un ricordo che ti lega particolarmente alla figura di Francesco? Ma i ricordi sono tanti, io lo voglio solo ricordare sorridente, perché era il suo aspetto era così. Lui era sempre pronto ad aiutare gli altri, sempre una parola di conforto per gli altri, e ripeto, non ho un ricordo in particolare, lo ricordo sempre sorridente e questo mi basta. Peppe Nocera, amico innanzitutto di Francesco De Vivo, ricordato questa mattina a Pagani in occasione della Strapagani, una figura, come dicevo prima con Francesco Scarpa, che ha lasciato un segno indelebile nella città di Pagani. È sempre difficile parlare al passato di Ciccio De Vivo, è un anno praticamente, e quello che ha lasciato l'abbiamo visto durante questo campionato, con le tante società, la Viterbese, il Potenza, il Catania, la Cavese, ad ogni incontro, anche il Bisceglie, c'erano scambi e ricordi di maglie in memoria di Ciccio De Vivo. Ex addetto stampa della Paganese, amico ai tempi di Telenuovo, con il quale ho condiviso anni a seguito della Paganese, ha lasciato una traccia che non ha lasciato una traccia. Ciccio è presente, perché è presente in ogni evento della Paganese, per la sua disponibilità, il suo modo di fare sempre altruista, il mondo della Caritas locale con la Pia Unione Ammalati, era barelliere, accompagnava gli ammalati a Lourdes con il treno bianco. Quindi è una figura che è di Pagani ed è l'esempio che lascia ancora tutti con l'amaro in bocca per quello che è successo. La Paganese e Ciccio De Vivo, connubio viscerale, un qualcosa che va oltre quello che è l'aspetto calcistico, come rimarcavi. Ci saranno ancora, tu dicevi, tante società che hanno voluto lasciare un segno, un ricordo in memoria di Francesco. Ecco, come Paganese so che c'è qualcosa che state organizzando per il prossimo autunno. Sì, c'è anche in città, c'è fermento, perché innanzitutto c'è stato questo ricordo collegato alla Strapagani, che era l'evento più vicino alla data del 2 giugno della scomparsa di Francesco. Però in cantiere ci sono altre iniziative, si sta organizzando anche una partita, poi ci saranno degli aggiornamenti nel corso dei mesi, e quindi ecco,
per Ciccio Pagani era la sua città e l'amava in modo viscerale come la paganese, e quindi guai a chi toccava Pagani e a Ciccio e alla paganese. Il presidente di The Organism, Giuseppe Ferraioli, la seconda Strapagani è andata, stanno arrivando tutti gli ultimi corridori, una grande soddisfazione. Beh, è stata una manifestazione veramente inaspettata. Abbiamo avuto circa 300 iscritti, o meglio 300 richieste, abbiamo potuto soddisfare solamente 150 perché non ci aspettavamo tutta questa richiesta, devo dire la verità. È stato un giorno veramente di gioia per questo paese, speriamo che questa gara può essere istituzionalizzata, e stiamo pensando di già stiamo lavorando alla Strapagani 2022. Ovviamente come The Organism ci siamo appoggiati a questa manifestazione, noi ci occupiamo di altro, però è un'opportunità perché il movimento è vita, e senza movimento ovviamente non c'è manco risoluzione delle problematiche. E ringraziamo tutti, ringraziamo gli sponsor, ringraziamo l'amministrazione, ringraziamo gli amici che sono stati vicini anche della non amministrazione. E volevo ovviamente ringraziare soprattutto le associazioni che ci hanno dato l'opportunità di nella riuscita, perché il servizio d'ordine è stato nonostante tutto eccellente, e quindi siamo molto molto felici della riuscita di questa giornata. Olimpo Giuseppe, il vincitore della Strapagani 2021, allora il primo evento in Campania dopo queste restrizioni, com'è stato? Bellissimo correre dopo la pandemia, perché a noi che corriamo manca tanto correre. Grazie a Pagani ripartiamo. Niente, gara bella, un po' difficile da fare, ottima organizzazione. Ci vediamo il prossimo anno se Dio vuole. Ci vuole raccontare di dov'è e di che società fa parte? Isaura Valle del Lino, una delle migliori società in Campania. Il nostro presidente e mio allenatore Luigi Passore porta avanti questa società da tanto tempo. Grazie ancora Giuseppe, complimenti. 137, 51. Bravo Peppe! Bravo Peppe! Francesca Maniaci, la prima classificata della categoria donne a questa Strapagani. Grazie per l'accoglienza. Io vengo da Pozzuoli, gareggio con la mia bellissima squadra, la Caivano Runners, e ringrazio sempre il mio presidente Luigi Celiento, il patron Pasquale Ummarino, che mi danno comunque l'opportunità di gareggiare sul territorio e di godermi queste bellissime giornate di sport. Grazie a voi e alla vostra organizzazione. Com'è stato riprendere dopo la pandemia? È stata dura, ho fatto qualche garetta in pista, ma questa effettivamente era la prima 10 su strada, quindi diciamo una ripresa lenta, progressiva, e mi auguro comunque una vera ripresa per tutti quanti noi.